Rieccoci, rieccoci in diretta, quasi confabula un po' tra gli ospiti. Allora, vediamo un attimo la situazione di Padova. Anzi, prima di vedere Padova, finiamo il discorso Verona con Darè. Lo dicevo un po' prima, un po' la stuzzicata possa mai, insomma. La scelta... Al di là che possa mai, possa dire che Salvini aveva detto vinciamo il primo turno, che si sapeva perché i sondaggi li abbiamo fatti anche noi e quindi i sondaggi parlavano chiaro. È chiaro che si cerca di caricare la truppa con questi annunci. Resta il fatto che il centrodestra, che è andato diviso con due persone molto forti, perché il sindaco uscente e Flavio Tosi, che era è stato sindaco per 10 anni a Verona, ha chiaramente rotto il centrodestra e ha diviso i voti. Per questo troviamo il Tommasi che è sui 38-39%, che è un voto che di solito a Verona il centrosinistra porta a casa. Ricordiamoci che hanno anche vinto per 5 anni una volta con Zanotto. Adesso si tratterà del centrodestra di trovare giustamente gli equilibri con Flavio Tosi per andare a un ballottaggio a favore di... Ma si riusciranno a trovare questi equilibri? Ma si trovano, sì, perché la città di Verona è molto importante. Flavio Tosi è sicuramente una persona intelligente e politicamente preparato per capire che deve passare la mano e comunque trovare una soluzione, diciamo, che possa essere soddisfacente per lui e per le liste e per le persone che lo hanno aiutato, come sempre e come sempre avviene chiaramente. A Padova non c'è stata storia, ma lo si sapeva. Il vero risultato sorprendente è Belluno, perché nessuno dava vincente al primo turno Oscar De Pellegrin. Si sta avviando verso il 56-58%, è una vittoria chiaramente del centrodestra. Io l'ho sempre detto e l'ho trovato, sono andato a trovarlo in campagna elettorale, mi sono messo dentro il numero già con preciso, anche con, con l'indicazione di cosa doveva fare. Hanno vinto i bellunesi, guarda, veramente, conoscendo bene la persona, Oscar De Pellegrin, resta, lo sottolineava Tiziana giustamente prima, resta anche lì il tema dell'affluenza. Ecco, il tema dell'affluenza. Persona per bene, lei che, insomma, ne ha viste rispettoso, tante, no? Cioè, aveva tutte le caratteristiche, ha tutte le caratteristiche per piacere alla gente, perché alla fine poi il sindaco non lo voti solo per il politico, vuole anche, ma soprattutto per l'impressione che il candidato sindaco ti dà. E nell'impressione che ha dato Oscar De Pellegrin ai cittadini quando si è proposto, al di là che era conosciuto per meriti sportivi, certo, è conosciuto anche e ha dato un'impressione di se stesso di una persona per bene, e soprattutto una campagna elettorale correttissima, soprattutto rispettosa, che gli ha fatto guadagnare punti su punti. Ricordiamoci poi che il centro-sinistra è diviso, non è vero come ha detto, mi dispiace contraddire Giacomo Possamai, che rispetto alla sua opinione, però il sindaco di Belluno usciva, diciamo, con chi erano assieme al primo mandato, certo. Sul secondo mandato hanno corso separati. Certo. E quindi questa contrapposizione, questa lotta che è stata fatta... Non è vero, scusatemi. Vignato vince sia la prima che la seconda volta contro il Cagnato del Pino, tutte e due le volte, Tony. Scusa, credo di essere stato più a Belluno io di te, perché abito a 20 chilometri. Allora, conosco bene cosa è successo. Allora, come conosco bene il tuo collega e già segretario regionale, già sindaco di Ponte delle Alpi, c'è stata una contrapposizione tra l'area del centro-sinistra, sì o no? Sì. Lo dimostrano le due liste. Non è che la lista del PD. Sono d'accordissimo. C'è stata la contrapposizione, hai perfettamente ragione, è evidente ed è uno dei motivi per cui evidentemente probabilmente vince De Pellegrin al primo turno. Io ho detto solo un'altra cosa, cioè che Massaro vince sia la prima volta che la seconda volta contro il PD e il centrosinistra, tanto che, se ti ricordi, la prima volta ha vinto al ballottaggio Massaro, 10 anni fa, contro la candidata del PD. Quindi assolutamente non è mai stato sostenuto dal PD. Dopodiché, che oggi ci fosse un tentativo di ricomporre il quadro e invece si siano stati divisi, è verissimo. Ma il PD è stato per 10 anni l'opposizione di Massaro, da sempre. Tutto qua era perché è storia,
diciamo che cammin facendo nei 10 anni siete andati anche in soccorso di Massaro quando andava sotto, ma fa parte del gioco, fa parte dell'amministrazione. Attenzione, io ho detto che quell'area del centro-sinistra non si è compattata a Belluno e per 10 anni vi siete combattuti. Questa volta il centrodestra ha candidato una persona squisita e la persona squisita sta raccogliendo, da come pare, i risultati che lo stanno portando alla vittoria. Poi ogni comune e ogni tornata elettorale ha la sua storia con le sue sfaccettature, anche perché assieme alle parti politiche corrono tante liste civiche che comunque sono indice di schieramento di destra o di sinistra. Bene, allora facciamo così, io vorrei vedere, chiedo alla regia la schermata, se c'è qualche aggiornamento di Padova e poi vediamo, allora sentiamo le parole di Giordani. Padova, quindi le sezioni scrutinate ufficialmente di Padova per vedere come sta procedendo, vedete insomma 34 sezioni su 206, Giordani 59,2%. Francesco Pini 32,9% e poi Gislon Minasola, non saprei dire, gli altri, insomma, va bene, questi sono gli altri candidati. Ci concentriamo sulla sfida tra i due imprenditori civici, è una distanza difficilmente colmabile nonostante le 34 sezioni. E allora sentiamo le parole di Sergio Giordani raccolte dai nostri colleghi di Padova poco fa, chiaramente. Parole ancora di prudenza, ma si vede, insomma, si sentirà quello che dice il sindaco uscente Giordani. Sentite. Voglio vedere i dati, voglio essere tranquillo, sicuro, per carità, apprezzo quello che finora i dati, le proiezioni, però sono un po' scaramantico, preferisco aspettare i dati reali. Ci saranno tra mezz'ora, un'ora, adesso è importante fra le persone del Santo, mi piace molto ritornare a 2 anni fa con la procedura in presenza, è una cosa importante per me. Però se rimane... Se rimane questa forbice è più di quello che pensavo. Vuol dire che i padovani hanno premiato il lavoro fatto dalla squadra, però aspettiamo i dati prima. Sono contento di questo, sono contento dell'affetto, anche venendo qua da casa, tutti i padovani sono contenti, però aspettiamo i dati, perché meglio aspettare, non fare brutta figura per niente. Ecco, però lo stile l'ha sempre voluto mantenere, no? Un profilo... La mia logica è stare tutti insieme, stare tranquilli, far sì che la città abbia risultati, evitare polemiche con nessuno, non piacciono le polemiche assolutamente. Poi a Padova penso ha dimostrato in questo periodo di questi anni di stare insieme, sì, sono tanti problemi, pandemia, veramente tante cose. I padovani penso abbiano capito questa, non dico questa impostazione, tranquilli. Io sono? Prefiero non commentare, cose disgradevole veramente, ma ognuno ha il suo stile. Quindi comunque? Oh, sono contento per me, Tommaso, sono molto contento, un bravo ragazzo, conosco persone, a di là il calcio ovviamente, lo conosco personalmente e potrò fare un salto di qualità a Verona. Al di là di tutto comunque, diciamo, soddisfatto anche della sua campagna elettorale, cioè di aver fatto la scelta giusta di una campagna elettorale senza andare sopra le righe. Non l'ho fatto almeno l'altra volta, per me non ha senso litigare in continuazione, fare espressioni ingiuriose, sketch comici, dopo ci parliamo, siamo il tempo che trovo questa impostazione che non condivide, ma non tanto perché era rivolta verso di me, devo pensare a quanti altri hanno colpito questa cosa, non per me, io da solo mi difendo, ma per me, gli altri forse no. Il calcio parla mia, ieri sera ero, ci sparavo veramente, sotto al parco. Alla fine non ce l'abbiamo fatta a fare quella musica, sarà per il prossimo anno, ho fiducia, grande società. Cosa dicendo la sua coalizione e soprattutto la sua lista? Ah, sono contento che mi ha posato, che abbia avuto un risultato. Si aspettava una possibile vittoria già a questo primo turno? Non mi aspetto niente, voglio vedere i dati. I dati sono importanti. Non so niente, stavo guardando YouTube tranquillamente a casa e aspettavo, non so niente, non voglio sapere niente.
così lo scaramantico Giordani, ma insomma i dati quelli sono. Nel frattempo, a proposito di dati, saltando un po' di palo in frasca, vi confermo che il nuovo sindaco di Cortina d'Ampezzo è Gianluca Lorenzi di Vivere Cortina, e quindi batte il sindaco uscente Gianpietro Ghedina, che quindi non avrà la possibilità di guidare Cortina da qui in avanti. Allora, possa mai Giordani, come l'ho visto, come lo vede, una vittoria che di cui si parlava, forse non si pensava così al primo turno, come pare possa essere. Cosa ha giocato secondo lei per questo risultato di Giordani? Lo vedo ovviamente bene, nel senso che poi ha il suo stile inconfondibile anche oggi nel dire no, non voglio commentare, non ho visto niente, fa parte insomma del personaggio Giordani, ma penso che i padovani abbiano di fatto riconfermato una buona amministrazione, in questi 5 anni ha governato bene e questo è evidente, e una coalizione unita, cioè sui sindaci uscenti la dimensione partitica e anche un po' della coalizione tante volte scema, perché c'è un giudizio molto personale su come ha governato quel sindaco, per cui tanto è forte in questo caso in senso positivo su Giordani, tanto evidentemente è negativa su Sboarina, perché Giordani ha vinto, insomma è evidente, molto anche per un suo traino, una sua forza personale, altrimenti non si spiegherebbe quel dato, che non è certo il dato del centro-sinistra in città di Padova, per cui ha saputo incarnare evidentemente veramente un sindaco amato, apprezzato, umano, vicino ai cittadini, e è stato affiancato da una coalizione che ha saputo fare al meglio il suo lavoro in questi anni, e che anche in questa campagna ha fatto una campagna molto lineare, molto corretta. Si capiva anche dalla domanda dell'intervistatore adesso in questo punto stampa, in cui gli è stato chiesto, non ha mai risposto alle polemiche, è stato attaccato in maniera molto pesante nella chiusura della campagna, è stato addirittura invitato sul palco, ovviamente chiusura la campagna, del canto del centrodestra, un imitatore di Giordani che lo prendeva in giro, lui non ha mai replicato, insomma uno stile che evidentemente è molto piaciuto ai cittadini di Padova, se no non ci spiegheremmo quel dato. Speranza, insomma, si diceva prima, questa era una partita che sembrava già persa in partenza, ma forse si poteva rosicchiare qualcosa in più? Guardi, allora faccio come Giordani, aspettiamo i dati definitivi, certo. Così come a Padova risulta evidente che il candidato però ecco, questa frase, no, che si dice che il centrodestra sta dicendo, insomma, era una partita persa, ma allora il centrodestra deve chiedersi perché era una partita persa in partenza. Ma guardi, non è che allora non c'è nessuna partita persa, perché vincono sempre i cittadini, per cui voglio dire, i cittadini hanno la possibilità, quando ci sono le elezioni amministrative, di andare a esprimere un voto. Bisogna avere il rispetto di quello che è la posizione che hanno i padovani, in questo caso i padovani evidentemente, nella misura in cui sono andati a votare, dispiace che anche a Padova comunque ci sia stata una parte enorme della città che abbia scelto di non partecipare alle elezioni amministrative, i padovani che sono andati a votare a maggioranza hanno scelto, probabilmente se i dati verranno confermati, di confermare appunto l'amministrazione degli ultimi 5 anni. Il centrodestra comunque non ha governato questi 5 anni Padova, ha fatto l'opposizione. Credo che il candidato che è stato scelto abbia fatto comunque, non era un politico, ha dovuto colmare in tempi molto brevi un gap dal punto di vista della popolarità. Teniamo conto che il consenso si costruisce in primis sulla popolarità. Se una persona parte con un gap da questo punto di vista e ha poche settimane di tempo per poter recuperare, onestamente diventa difficile riuscire a riscuotere grandi consensi. Su questo ci sono degli studi molto, molto approfonditi che dicono che se una persona è conosciuta dal 10% delle persone, dal 90% di quelle persone è apprezzata, prende il 9%. Se una persona è conosciuta dal 90% delle persone ed è apprezzata dal 10%, prende una percentuale addirittura leggermente superiore, per cui la popolarità è stato sicuramente un problema che ha contraddistinto la campagna elettorale di Padova, dove è partito molto più indietro Pighin e ha cercato ovviamente di recuperare consenso, ma evidentemente i dati ci dicono che non è bastato. Comunque Giordani non ha preso il 75%, certo. Ecco, cioè ha preso una percentuale importante che va presa in considerazione come una conferma da parte dei padovani dell'amministrazione uscente.
Nare? Ma la conferma di quei dati è la certificazione dei sondaggi, perché i sondaggi dicevano questo e così è andata. Cosa ha fatto Giordani? Giordani in 5 anni non ha mai irritato nessuno, ha sempre fatto il sindaco, sempre senza diciamo polemizzare, cercando di fare il bene della città, anche lui con le difficoltà di una città come Padova e soprattutto con i 2 anni di pandemia. Lui non ha, ripeto, non ha polemizzato con nessuno e alla fine l'elettore padovano lo ha premiato. D'altra parte noi avevamo fatto una candidatura che abbiamo fatto, tirato fuori l'anno scorso, e non è facile diciamo trovare una soluzione, anche perché era conosciuto ma non certamente a livelli altissimi. Abbiamo cercato di fare una buona campagna elettorale, però sicuramente i numeri erano impietosi. Allora andiamo a Verona dal nostro Cristian Arboit con Simone Squarcina. La partita più attesa forse. Allora, Cristian, in questo momento si è frizzato, come si dice tecnicamente in gergo, l'immagine. Allora, ne approfitto per chiedere una cosa, Dare. Fuori di elezioni, come stanno i rapporti con Via Bellerio ultimamente? Tutto bene? Ma Via Bellerio ci sono delle contrapposizioni, io ho espresso le mie opinioni, come si fa in democrazia, non sono certamente apprezzato, però ho sempre la buona così idea di dire le cose, non dirle dietro, le dico davanti, anche perché giustamente non per rovesciare il tavolo, ma perché ci sia una condivisione, magari una riflessione su quelle che sono le mie proposte o le cose che magari io non vedo. Non è detto che quello che io dico siano delle verità, ma sono delle così, un mio supporto diciamo a una causa della Lega. Ripeto, sono iscritto a questo partito dal 1982, quando si chiamava ancora Liga, e sto andando avanti. Insomma, ho alzato il tono quando ho visto che non c'è l'Alberto da Giussano, mi pare doveroso fare così. Ha alzato i toni anche un po' su Verona, sulle scelte. Su Verona, ho detto subito, attenzione, che su Sboarina, l'operazione Sboarina, quando Sboarina ha fatto la tessera di Fratelli d'Italia, ha irritato tutta la parte della Lega. E io l'ho fatto presente. E questo ho detto, perché così è successo. Ma potremo diciamo quantificare quello quando vedremo i dati delle liste. Allora, le liste, quando prenderà la Lega e quando ha preso la lista Tosi. Allora si può capire il travaso di voti che c'è stato in questo frangente. Perché poi bisognerà fare un'analisi dei voti, dei singoli voti, delle singole liste, proprio perché bisogna portare poi l'elettore a votare fra 15 giorni. Quindi bisognerà andare a trovare in pellegrinaggio da Tosi, cercare di trovare tutte le soluzioni, dare le compensazioni per poter arrivare a un ballottaggio e essere ancora vincenti, perché la città di Verona è troppo importante. Stiamo parlando della quarta città turistica d'Italia, stiamo parlando della grande potenzialità economica che ha Verona. Ricordiamoci che c'è una banca che si chiama Cari Verona, c'è un punto diciamo così delle importazioni delle auto tedesche che ha sede a Verona. Evidentemente è una delle città economiche più importanti non solo del Veneto ma d'Italia. Allora, proprio a Verona ci ricolleghiamo, vediamo se adesso l'immagine non è più frizzata, come si suol dire. Dovremmo avere il nostro Cristian Arboit. Sì, allora aspettiamo. Io lo sento. Un attimo solo. Vai. Stiamo arrivando. Vai. Io lo sento, Cristian. Sì, eccoci. Vai. Nicola, mi sentite adesso? Certo. Mi sentite? Sì. Boh, perfetto, allora buongiorno di nuovo Nicola a te, i telespettatori, i tuoi ospiti, diciamo con Simone Squarcina ci troviamo all'esterno. Buonasera ormai, infatti qui il tempo sta andando avanti velocemente. Mi trovo all'esterno della sede elettorale, di nuovo della sede elettorale di Damiano Tomasi, che è atteso a minuti, qualcuno dice alle 6:15, comunque è in arrivo, anche perché il dato si sta delineando in tutta la sua forza. Ti posso dare proprio il dato aggiornato
sono 67 le sezioni scrutinate. Damiano Tommasi è circa al 40%, per l'esattezza al 39,86%, 9.815 voti è il numero assoluto. Poi c'è Federico Sboarina al 32,52% con oltre 8.000 voti in termini assoluti e Flavio Tosi 23,98%, il 24% circa, 5.904 i voti assoluti per il già sindaco per 10 anni appunto di Verona. Gli altri candidati, Zelger, Sautto e Barollo, si attestano fra l'1 e il 2,6%. Insomma, il dato più eclatante è quello di Tommasi, si sta delineando in tutta la sua forza, quindi siamo sul 40%, e stanno confluendo qui in questa sede anche tanti colleghi delle testate nazionali, perché per l'appunto si va dove diciamo così c'è l'effetto novità, e l'effetto novità in questa tornata amministrativa qui nel capoluogo scaligero ha un nome e cognome ed è quello di Damiano Tommasi. Qui all'esterno della sede ci sono già anche i primi candidati, prima nel precedente collegamento non li abbiamo visti perché erano tutti quanti impegnati nelle varie sezioni per controllare lo scrutinio. Ecco, qui all'esterno c'è un candidato, uno dei candidati della lista Europa Verde, Volt e Demos. Ecco, sta andando bene, mi pare. Sì, grazie per l'intervista. Sta andando molto bene, secondo le previsioni. Noi pensiamo che la comunità veronese, tutta intera, senza steccati, senza ideologie, che da questi mesi che abbiamo fatto la campagna elettorale con i miei colleghi in bicicletta per le vie della città, i quartieri, gli angoli, i mercati, suonando, la comunità veronese risponde. La comunità veronese ha detto per favore. Queste voci le sentivamo anche suonando, parlando con le persone che ci fermavano in bicicletta, ci offrivano il pane, il panino o l'acqua. Una roba interessantissima, no? È stata una roba innovativa anche da quel punto di vista. Io penso che questa comunità abbia le sue grida, che era aiuto. Dopo la pandemia, poi c'è la guerra, poi c'è un disorientamento totale, ci sono disservizi per certi aspetti. Diciamo l'attenzione per le tematiche sociali, i problemi gente, delle famiglie. La gente è sofferente, la gente credo con questo voto dice non mi interessa ideologie, non mi interessa bandi, non mi interessa, prendeteci cura, care us. Il messaggio che voleva lanciare la cittadinanza, grazie davvero. E qui c'è invece un rappresentante di Europa Verde. Ecco, è stata una campagna elettorale senza simboli di partito, con pochissimi simboli di partito. Lo stesso Tommasi in qualche modo si è tenuto ben distante anche dalle photo opportunity con i vari leader ed esponenti del politici del centrosinistra, che poi per carità sono stati incontrati privatamente, però insomma questo forse ha fatto la differenza. Ma io penso di sì. Questa è una candidatura, è stata una candidatura civica al servizio della città, un volto nuovo che è stato avvertito da parte dei cittadini come un'opportunità di un'alternativa ad una faida che c'era nel centrodestra, che si è avviata tra gli ex sindaci, che è una faida di potere, una faida di clientele. Questa città ha capito benissimo che invece dall'altra parte si era formata una coalizione che aveva sacrificato anche la sua parte, diciamo, più ideologica, per proporre un qualcosa di nuovo, qualcosa di civico, qualcosa che viene dalla società, e Damiano Tommasi è questo, è proprio questo tipo di proposta. Senta, il dato si sta in qualche modo profilando, le faccio una domanda abbastanza diretta, forse insomma si va verso questo ballottaggio Tommasi-Sboarina. Tosi chi appoggerà? Appoggerà Tommasi o Sboarina? E voi che cosa vi augurate? Accettereste un appoggio di Tosi? Allora,
Io ho avvertito, parlando ovviamente, facendo una campagna elettorale anche diciamo così, dialogica con tutti, anche con i candidati degli altri, perché non è che c'è stato l'avvertimento, diciamo così, quello che ho avvertito da parte dei tosiani, dell'aggregazione dei tosi, è che erano proprio che avversavano proprio Sbarina. Per cui io non sono per un accordo con Tosi, non è il caso, non penso che sia necessario. È necessario invece proprio accentuare questa autonomia e questa proposta civica, che non vuole avere a che fare con il passato, cioè con questi due personaggi del passato. E penso che questo verrà capito, perché noi non dobbiamo essere, come dire, i recettori di una vecchia di una faida. Voi dite, insomma, per il momento nessun compromesso, questa mi pare almeno la sua speranza. Non è una speranza, il problema è che quella c'è stata una faida tra di loro, che anche se troveranno l'accordo, questa faida rimane. Perché cosa volete? Sarà un accordo eventualmente di necessità, se lo faranno. In ogni caso c'è proprio una spaccatura netta che rimarrà, penso, uguale. Da parte nostra ci deve essere una continuazione della proposta civica. Chiarissimo, la ringrazio. Grazie a entrambi, grazie quindi ai rappresentanti di Europa Verde, e Volt e Demos. Ti do anche altri dati significativi da un punto di vista politico. Nicola, il Partito Democratico, se andiamo ai voti di lista, si attesta su un 15%, altrettanto fa la lista Damiano Tomasi sindaco, quindi un forte consenso nei confronti di Tomasi, però il dato eclatante è quello all'interno del centrodestra, con Fratelli d'Italia che comunque distanzia la Lega al momento, un Fratelli d'Italia tra il 10 e l'11%. E una Lega sul 7. Forza Italia è su un 4%, Forza Italia che ovviamente sostiene la corsa di Flavio Tosi. Quindi, insomma, all'interno del centrodestra si sta profilando un bel Vietnam, mi verrebbe da dire. Ti mostro quello che sta succedendo in sede, grazie a Simone Squarcina. Ecco, si sta popolando, qualcuno sta sfuggendo un po' alle telecamere, ma per timidezza più che altro. Qui c'è la portavoce di Tomasi, ecco, possiamo mostrarvi quello che sta succedendo, è bello e opportuno mostrare anche quello che succede dietro le quinte, quindi tutti si stanno appostando per accogliere. Quanto manca l'arrivo di Tomasi, Cristian? Candidato Tomasi, guarda, lo chiedo direttamente alla portavoce, più o meno Tomasi fra mezz'oretta. Tra mezz'oretta dovrebbe arrivare Tomasi, e ovviamente nel momento in cui arriverà Nicola ti allora facciamo così, chiamaci quando arriva Tomasi, facciamo così. Sarà fatto, sarà benissimo, fatto. Benissimo, benissimo. Allora chiedo alla regia se possiamo collegarci, so che avremo anche a livello di Zaini, dovremmo avere anche la Tiziana Bolognani, nostra Tiziana Bolognani a Belluno con Vignato. In attesa di Vignato andiamo nel Veneziano con Filippo Fois a Mirano, così diamo anche l'aggiornamento su Mirano, uno degli altri comuni del Veneziano sopra i 15.000 abitanti. Sì, esatto, ci troviamo in compagnia di Giorgio Padato, che è il candidato sindaco per il centrodestra. Con Tiziano Baggio noi abbiamo visto un pochino, siamo quasi a un testa a testa, potremmo dire che c'è aria già di ballottaggio. Ma direi di sì, stiamo aspettando un po' con curiosità, soprattutto i seggi del centro, del capoluogo. Nelle frazioni abbiamo probabilmente prevalso, questo è stato frutto un po' di una campagna che ha particolarmente curato l'incontro con le associazioni, con i cittadini. Confidiamo negli elettori, c'è sempre il dispiacere che uno su due non è andato a votare, questo un po' è la sconfitta degli elettori più che dei partiti. Chiaramente anche i partiti hanno la loro responsabilità.
È vero anche che a livello di amministrative bisognerebbe un po' far prevalere lo spirito di comunità, di partecipazione, ma da questo punto di vista noi adesso vediamo il vabbè, qui la danno in sì, la danno al 54%, Tiziano Baggio al 42,74 e Marco Lazzarini al 3,04, il candidato del Movimento 5 Stelle. C'è da dire che qua dipende da quali sono le sessioni scrutinate, perché non credo che neanche lei ci speri, ma fatto di arrivare al 54% alla, no, sono sereno, sono, so che qua quando un seggio chiaramente fa la differenza, quindi mancano ancora alcuni seggi del capoluogo e sono i seggi che faranno, certamente saranno molto pesanti, quindi sì, aspettiamo un po' con serenità. Io poco fa sono stato anche nella sede del suo sfidante Tiziano Baggio, effettivamente lì stavano affluendo anche tutte le informazioni che arrivavano dai rappresentanti di lista e si parlava proprio con largo anticipo di un testa a testa, per cui più o meno stanno, anche secondo loro si andrà a ballottaggio, riparleremo tra 15 giorni. E questa è la probabilità che più si fa, si prospetta. C'è da dire che tutto sommato rispetto all'inizio, dove la coalizione di centrosinistra che governa da 10 anni e che aveva il sentore di riuscire un po' a sfondare sul primo turno, abbiamo sicuramente retto e anzi stiamo un po' dimostrando che abbiamo lavorato in un certo modo. Siamo riusciti forse a far passare i messaggi ai nostri cittadini. Perfetto, vedremo come andrà a finire, perché qua si combatte seggio per seggio, si combatte chiaramente. Senza nessuna violenza. Intanto direi che siamo là lì. Grazie, buona serata. Grazie a Filippo Fois. Insomma, dice Baggio, quel 54% è ampiamente recuperabile, ci sono sezioni pesanti, perché stante i numeri sarebbero per una vittoria appunto di Babato. Ci sono solo tre candidati, il terzo candidato è molto debole dal, certo, punto di vista. Sono sette sezioni saluto il candidato sindaco Babato, che ha fatto una grandissima campagna elettorale. Allora, prima di tornare nel veneziano con Jesolo, altra grande partita, e anche lì insomma siamo sul ballottaggio, verso il ballottaggio, andiamo a Belluno, a Tiziana Bolognani. Sì Nicola, buonasera, sono nella sede elettorale, nel quartier generale della coalizione che ha sostenuto e che sostiene Giuseppe Vignato. Il candidato sindaco ancora non è arrivato qui in sede, ma accanto a me c'è, diciamo, il suo più stretto collaboratore Giancarlo Ingrosso. Qual è la lettura che date, Ingrosso, in questo momento dei dati che stanno arrivando? È molto difficile delineare un profilo sicuro in questo momento, nel senso che non sappiamo ancora se si andrà o meno al ballottaggio, ovvero la lista di De Pellegrin è molto vicino, è molto borderline tra il 49 e il 51,2% in base agli scrutini che ci risultano recapitati qua in sede. Abbiamo circa metà dei seggi, 18 su 32, e da questi esiti risulterebbe essere veramente a filo, nel senso che metà di questi a noi risultano o porterebbero al ballottaggio e l'altra metà invece no. Quindi si tratta di capire se il delta a favore del ballottaggio rispetto al delta che invece lo precluderebbe, da che parte pende l'ago della bilancia. Ecco, è per questo che fino ad ora non si è visto il candidato Vignato. Vuole aspettare, vuole attendere fino alla fine? Certo, Giuseppe Vignato ha detto che avrebbe atteso i numeri definitivi e prima di fare dichiarazioni, e credo che sia corretto e prudente così. Ma senta, un risultato, perché poi insomma alla fine nell'altro quartier generale, quello che è il vostro principale competitor, quello di Oscar De Pellegrin, non il candidato sindaco personalmente prudente, davvero sportivo fino alla fine, ma diciamo i rappresentanti delle sue liste stanno raccogliendo risultati anche sezione per sezione che sono molto molto importanti. Sì, è chiaro che qui
qui ci va messo un po', come dire, l'entusiasmo, la carica che ciascuno ha, perché i numeri in questo momento, ripeto, essendo veramente sul filo del rasoio, è difficile definirli. Poi nessuno nega l'evidenza che vede un competitor molto vicino alla vittoria al primo turno, e una possibilità invece per noi che siamo vicini al secondo posto, cioè siamo al secondo posto in questo momento e quindi vicini al ballottaggio, che anche uno 0, cambierebbe la partita, questo non c'è dubbio, per cui credo che ci sia molto di proprio che vi è messo in campo su questo entusiasmo che mi raccontate, che effettivamente ho colto anch'io. Senta Ingrosso, noi l'abbiamo conosciuta nell'amministrazione Fistarol, quindi primi anni 90, lei possiamo dire un politico di lungo corso, uno che di cose ne ha viste durante questi anni. A lei volevo chiedere però un commento, soprattutto in primo luogo una questione che riguarda il comune capoluogo, e poi mi sposterei fino a Cortina, dove c'è già un risultato definitivo. Sulla la questione del capoluogo è quella relativa all'affluenza alle urne. Voi vi aspettavate disagio così eloquente manifestato dai cittadini? Perché di disagio si tratta, disaffezione, come la vogliamo chiamare? Direi assolutamente no. Siamo a dei numeri deprimenti, direi, perché qui rischiamo di fare un sindaco, nell'ipotesi di un primo turno, si rischia di fare un sindaco col giudizio di poco più del 20% degli elettori, che andrebbero a determinare un sindaco della città capoluogo. Quindi questo è chiaro che è un problema molto grave per la democrazia stessa, perché non partecipare in maniera così massiccia è un problema, e su questo dobbiamo porci a riflettere. Poi credo che abbia giocato anche in parte in negativo la combinazione del voto per il referendum. Io ho visto gente rifiutare schede, chiederne talune sì, altre no, ma tutte dichiarandosi estremamente in difficoltà, in imbarazzo nel valutare questi temi, per cui anche questo ha creato disaffezione, secondo me. E laddove in genere per votare per il proprio sindaco ci si mobilita di più, qui c'è stato un acclararsi di una situazione di difficoltà per la politica. Non ultima, a dimostrazione di questo, la stragrande preponderanza delle liste civiche sulle liste di partito. Questo vuol dire che c'è chiaramente un disagio nel riconoscersi nella politica tradizionale classica. Invece le faccio fare una battuta su Cortina. A Cortina il sindaco uscente Gianpietro Ghedina ha perso, il nuovo sindaco è Gianluca Lorenzi. In che lettura diamo a questo cambio alla guida dell'amministrazione ai piedi delle Tofane? Ma di fondo credo che, e qui dico una cosa che potrebbe essere controproducente, ma insomma siamo pragmatici, non facciamo scaramanzie di sorta, credo che spesso, tanto spesso, la voglia di cambiare porta a fare delle scelte a prescindere molte volte, per cui credo che a Cortina un sindaco che tra l'altro ha portato le Olimpiadi, quindi risultati eclatanti, che perde così nettamente, non possa che essere in gran parte giustificato da questo fatto, che a volte si preferisce cambiare a prescindere. Speriamo che qua si riesca a cambiare non a prescindere ma ragionando. Grazie a Giancarlo Ingrosso. Vi ricordo le liste che sostengono la candidatura di Giuseppe Vignato, Valore Comune, Belluno di Più, In Movimento con il Partito Democratico. L'ultima domanda, Partito Democratico che si è come dire, fratturato, che si è diviso in questa campagna elettorale, e probabilmente come dire, i contraccolpi potrebbero essere pagati, no? Dentro il segreto dell'urna. Ma io non ho nessuna difficoltà a dichiarare che l'operazione che ha appena descritto, avvenuta all'interno del Partito Democratico, di fatto credo che possa essersi tradotta per il partito stesso in un forzato virtuoso miglioramento, perché sono entrati e ci sono una quantità di giovani che hanno immesso una carica di energia, di entusiasmo
scevro da pregiudizi che magari era stratificato in altri soggetti che un tempo gestivano scaramucce molto più a lungo, quindi diciamo costretti a fare un'operazione virtuosa. Grazie a Giancarlo Ingrosso. Nicola, se hai domande da studio, no, grazie, altrimenti però, ti restituisco volevo... la linea. Grazie Tiziana Bolognani. Volevo che questa riflessione farla commentare a Giacomo Possamai, la riflessione del tuo ospite sul Partito Democratico. Ne parlavamo prima, è evidente che la storia recente di Belluno nel centro-sinistra è una storia travagliata e complicata. In questo caso, in queste elezioni amministrative, si è trovato un candidato come Giuseppe Vignato, un candidato civico su cui c'è stata una convergenza forte da parte del PD, che ha una bella lista con tanti giovani. Questo è molto vero ed è molto importante. Quindi la speranza di andare a ballottaggio e di poter confermare, di poter far vincere, poter eleggere Vignato. Se così non dovesse essere, però, è partito un ciclo, è partito un percorso, quindi insomma su questo c'è una buona speranza da parte nostra. Se dovesse, intanto liberiamo Tiziana, se dovesse segnarsi, insomma, ci stiamo avvicinando alla fine della prima fascia della nostra maratona elettorale, se dovesse segnarsi i compiti per casa, insomma, è vero che ci sono tante ancora situazioni in ballo, ma cosa lascia questa prima parte di giornata nel suo taccuino politico? Quali riflessioni da domani in poi? Lascia un grande risultato, ovviamente, come dicevo, a Padova e a Verona. Evidentemente una riflessione su Belluno, vediamo come andrà, ma anche se dovesse arrivare al ballottaggio con De Pellegrin così avanti, è evidente che lì qualcosa non ha funzionato, nel senso che dove non si va uniti è più difficile, ma certamente dà una grande speranza, perché dove il centrosinistra costruisce un progetto largo, civico, radicato sul territorio, ecco, questa è una roba molto importante. Noi, a differenza di quanto ha fatto in tante occasioni il centrodestra, dove ha fatto scegliere i candidati più nei caminetti romani, negli accordi tra Salvini, Meloni e Berlusconi, noi in tutti i casi abbiamo dato spazio al territorio, con un rischio grande, cioè il rischio, per esempio, che sul territorio a volte la quadra non si possa trovare, ma dove questa quadra viene trovata in maniera positiva, penso a Padova ancora ai tempi con Giordani e oggi, e penso a Verona, è evidente che ce la giochiamo fino in fondo. Quindi insomma, per il centro-sinistra in Veneto oggi è un buon giorno, è evidente che la vera partita ce l'abbiamo fra due settimane, perché Verona oggi ha visto una prima fase, ha visto un primo step, ma la battaglia vera è il 26 di giugno. Benissimo, allora non so se ci deve lasciare, perché so che aveva un impegno, ma se resta fino alle 6:30 mi va benissimo. Vi saluto, devo scappare. Ecco, deve scappare, va bene. Grazie, allora grazie a Giacomo Possamai. Prima di sentire anche Darè e Speranzon su questo, insomma, visto che prima scuotavate un po' la testa quando parlava l'ospite di Tiziana Bolognani Ingrosso a Belluno, fatemi andare un altro giro di Skype, torniamo nel veneziano, poi andiamo anche da Sharon Di Carlo. Torniamo nel veneziano, da Nicola Marcato a Jesolo. Confronto che veleggia verso il ballottaggio, così Nicola? Sì, è ballottaggio confermato. Praticamente la sinistra ne risulta sconfitta. È una battaglia tutta di centrodestra tra il candidato Christopher De Zotti e Renato Martino. Io mi trovo qui nel quartier generale di Piazza Marconi, nel quartier generale di Christopher De Zotti, e ecco, su 14 seggi scrutinati, su 22 De Zotti è vincente con un 44,40%, Renato Martini con un 36,39%, 11,18% Roberto Rugolotto e 3,44% Antonio Lunardelli. De Zotti risulta essere molto amato. Qual è stata la ricetta vincente di questa campagna elettorale? Ma la ricetta non è quella di una campagna elettorale, ma è 10 anni di lavoro sul territorio, non da solo, ma assieme alla mia squadra. In questi 10 anni abbiamo consolidato un gruppo molto coeso, che è stato presente sul territorio, che ha dimostrato che la coerenza in politica paga, perché in questi 10 anni abbiamo mantenuto fede a quell'impegno che ci eravamo presi con gli elettori di essere alternativi all'amministrazione guidata da PD e Forza Italia, e penso che il risultato di oggi non sia un miracolo, ma sia il risultato di un grande lavoro a cui si è unito
una parte importante, moderata e centrista, che viene dall'esperienza amministrativa del sindaco uscente e che ha portato quel valore aggiunto e ci ha permesso di raggiungere ampiamente il primo posto al primo turno. Ovviamente, nonostante la felicità e l'ottimismo, visto che sarà ballottato, l'impegno verrà raddoppiato nei prossimi 15 giorni per arrivare al ballottato vicino. Ecco, hai domande da studio, Nicola? No, grazie, grazie. Allora, vediamo la schermata anche di Jesolo, chiedo a Francesco Ceron, così vediamo anche il dato numerico. Con il dato appunto che diciamo che Nicola aveva dei dati certamente più aggiornati, diciamo quelle sono le sezioni ancora ufficialmente scrutinate, ma come sappiamo sul lavoro delle sezioni chi è sul posto ha dei dati più aggiornati, ma avete visto il ballottaggio che sarà tra De Zotti e Renato Marini. Vediamo gli altri candidati di gli altri comuni di Venezia e poi andiamo a Feltre da Sharon Di Carlo. Vorrei vedere qualche risultato di Venezia, dei comuni in provincia di Venezia, grazie, così ci facciamo un'idea. Ecco, a Marcon direi che non ci sono grossi dubbi su quello che sta accadendo o accadrà, anche se è vero sono 5 sezioni su 16. No, ecco, se me la lasciate per favore. Se mi lasciate Marcon riesco a leggerla. Allora, 73-46, Matteo Romanello, il sindaco uscente che si avvia verso la riconferma schiacciante contro Marco Casoni al 23-46, poi c'era anche Marco Sitranga al 3-08, 5 sezioni su 16, ma un dato che è veramente incolmabile. Poi andiamo avanti. Amira, lo dicevamo prima e fra poco ci ricollegheremo con Ilaria Marchiori e qui siamo in una situazione particolare, è una, sapete, è uno dei comuni che può andare al ballottaggio e quindi Marco Dori è vicino a quella soglia del 50%, ovviamente che va superata, che potrebbe portarlo alla vittoria al primo turno, ma ecco, se rivediamo la prima schermata di Mira, se rivediamo la prima schermata di Mira così vediamo il dato che lo contrappone, soprattutto Andrea Martellato, eccolo qua, Marco Dori 48-47, Andrea Martellato 40-12, quindi stiamo giocando sul filo di lana e sono a 6 sezioni su 35. Poi ancora avanti con il veneziano, così facciamo un quadro completo dei comuni che vanno al voto, ce ne sono altri sicuramente. Ecco Mirano, lo dicevamo prima, 7 sezioni su 25, Giorgio Babato al 54-21, Tiziano Baggio al 42-74, ma mancano, lo diceva prima anche Speranzon, sezioni molto pesanti. Andiamo avanti sempre con il veneziano e vediamo se c'è qualcos'altro da poter commentare. A Campagnalupi abbiamo già visto la vittoria di Alberto Natin al 63,38%, quindi sindaco di Campagnalupi, è lo scrutinio che è terminato, vediamo ancora. A Salzano la vittoria di Luciano Betteto al 54,1% contro Ilaria Vecchiato, Ilaria Grazia Vecchiato che si ferma al 45,9%. A Noventa di Piave la vittoria di Claudio Mariana, 63,6%, siamo a 4 sezioni scrutinate, ma il dato, come vedete, non lascia nessun altro dubbio su quello che è l'esito di Noventa di Piave, quindi siamo in Veneto orientale. A Santa Maria di Sala, 2 sezioni su 18, però vedete il dato di Natascia Rocchi 64,69%, che è in molto 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 importante, quindi siamo vicini a quello che potrebbe essere addirittura una vittoria al primo turno, e Santa Maria di Sala è un comune tra quelli dove è previsto il ballottaggio, però sono 2 sezioni su 18, potrebbe esserci un riequilibrio della situazione nelle prossime sezioni, però come mi insegnano anche i due ospiti che ho qui, 40 punti percentuali sono difficili da colmare, dipende dalle sezioni. Andiamo allora, torniamo nel bellunese, andiamo a Feltre, altra partita che si gioca, Sharon, confermami se sbaglio, si gioca sul filo del ballottaggio, perché
Io ho questo dato, 13 sezioni scrutinate su 22, con Viviana Fusaro, che prima avevi proprio in collegamento con te, al 46,01%, e Adis Zatta, che hai a fianco a te, al 45,74%. Quindi siamo veramente quasi sullo stesso piano. Sharon. Hai detto bene, Nicola, ci siamo salutati prima da casa di Viviana Fusaro e ora siamo nella casa, così dire, elettorale invece di Adis Zatta. Buonasera. Buonasera a voi. Siamo sul filo del ballottaggio. Ma sì, allora, intanto è ancora presto per fare delle dichiarazioni, noi abbiamo il massimo rispetto per lo scrutinio che sta avvenendo. Al momento sì, siamo pari a pari, ma ce l'aspettavamo fosse così, abbiamo vinto le elezioni due volte al primo turno, quindi il ballottaggio era animale. Crediamo anche però di avere la competenza, la forza e l'energia per fare il prossimo miglio velocemente. È stato già assessore dell'amministrazione uscente, in questo caso di Feltre, cosa si augura per una Feltre prossima? Vabbè, sicuramente abbiamo dalla nostra la capacità di saper amministrare, io ho avuto 10 anni di impegno come assessore comunale, soprattutto adesso crediamo sia arrivato il momento di implementare ulteriormente la nostra azione amministrativa. Abbiamo letto attentamente i nuovi bisogni di tutti i periodi, nuovi bisogni che sono venuti dalle catastrofi naturali, da Baia, dal Covid, dalle crisi internazionali, quindi il miglior auspicio che io ho è di ripartire dai nuovi bisogni della cittadinanza. Grazie. Grazie. Nicola, se non hai domande ti restituisco la linea. Grazie a Sharon Di Carlo e quindi a Feltre che si profila il ballottaggio. Torniamo ai nostri ospiti, Raffaele Speranzon e Gian Antonio Darè. Prima, tornando a Belluno, insomma, scuotevate un po' la testa sul commento del, diciamo, del candidato di Vignato. Ma si parlava che se dovesse vincere Oscar De Pellegrin vincerebbe con il 20%. Non c'è un quorum. Vince con chi è andato a votare, chi non è andato a votare ha dato la delega agli altri e quindi questi sono i risultati. Quindi andare a guardare nelle frazioni e guardare nella matematica per dire è un sindaco che magari ha preso pochi voti e il tuo ne ha preso ancora meno, quindi fate una domanda se è questo il sistema per dare una valutazione. Io invece dico, c'erano dei candidati che hanno espresso nella città le loro opinioni, hanno dato un loro programma, hanno dato una loro visione di se stessi e Oscar De Pellegrin ha dato una visione migliore ed è quello che ha raccolto il consenso maggiore stando a questo momento e probabilmente vincerà anche al primo turno, quindi onore e merito a chi prende i voti, insomma non è che si deve così, non è una critica, anzi è un plauso. Speranzon? Sì, no, diciamo che non era molto lucido evidentemente nel giudicare quello che è stato il risultato elettorale, perché altrimenti dovrebbe guardare anche il suo di risultato in riferimento al 100% dei bellunesi che hanno potuto scegliere, optare tra vari candidati sindaci, e allora se si facesse questo tipo di valutazione probabilmente sarebbe anche abbondantemente al di sotto del 10% complessivamente e magari a Padova potremmo dire che Giordani, pur sfiorando il 60%, arrivando vicino al 60%, in realtà avendo votato poco più del 50% dei padovani rappresenta una minoranza. Ecco, io credo invece che le regole della democrazia vanno rispettate, tutti i cittadini hanno l'opportunità con la matita di poter recarsi alle urne e scegliere, nel momento in cui decidono, magari anche legittimamente perché schifati dalla politica, vedendo che non sono rappresentati i loro interessi in modo adeguato da parte della classe politica o da parte dei candidati a livello locale, se scelgono appunto di non partecipare, delegano automaticamente quei purtroppo pochi che si recano alle urne di scegliere anche per loro, e quindi il risultato di De Pellegrin non può essere assolutamente sminuito, anche perché la partecipazione al voto a Belluno è del tutto in linea con la partecipazione al voto purtroppo che c'è stata in tutti gli altri comuni del Veneto, che è abbondantemente al di sotto delle nostre aspettative e abbondantemente al di sotto anche delle passate elezioni amministrative. Su questo probabilmente ha pesato anche, oltre alla disaffezione da parte del corpo elettorale per le ragioni che accennavo prima, anche il fatto che è stata scelta una data, quella del 12 di giugno, non proprio favorevole per spingere l'elettorato a recarsi alle urne. Probabilmente si poteva scegliere una data decisamente più vicina nel mese di maggio, che avrebbe consentito a molti di optare per fare
per fare una scelta legata al dovere civico di esprimere un voto alle elezioni comunali, piuttosto magari che fare la scampagnata, la gita al mare o in montagna. Allora, torniamo nel veneziano, poi chiederò anche a voi cosa segnate sul vostro taccuino politico per domani. Torniamo a Mira da Ilaria Marchiori. Allora, l'ultimo aggiornamento di Mira che abbiamo, 9 sezioni scrutinate su 35, è con Marco Dori al 50,71% contro il 38,31% di Andrea Martellato, quindi ha scollinato di pochissimo il 50%. Siamo davvero sul filo tra ballottaggio o meno, vittoria al primo turno. Andiamo da Ilaria. Sì, eccoci qui, Nicola, ci troviamo proprio davanti al comune insieme a me. C'è uno dei 5 candidati, Enrico Carlotto. Commentiamo insieme un po' questi primi risultati, anche se non siamo ne ancora a metà, però già ci danno un Marco Dori, il sindaco uscente, in testa. Quindi significa che i miresi lo vogliono in qualche modo riconfermare, anche se lo ribadiamo, è ancora presto per avere un giudizio definitivo, Carlotto. Sì, siamo ancora a 9 seggi su 35, chiaramente Marco Dori è assolutamente in vantaggio, e vedremo un attimo come va. Noi come 9000 ci siamo proposti come alternativa a tutti i partiti, destra e sinistra, e vedremo un attimo come va, e sicuramente fra qualche ora sapremo l'esito finale di questa ultima campagna elettorale. Fra qualche ora, forse non troppo, ci aspettavamo in realtà di riconoscerlo prima questo risultato, invece forse andremo avanti anche un bel po', andremo avanti anche oltre le 20 con tutta probabilità, perché rispetto a molti altri comuni qui del veneziano si sta andando abbastanza a rilento. Sì, Mira, come è abbastanza noto, sono 35 seggi, probabilmente l'organizzazione dei seggi non è sempre tra le migliori, quindi io mi auguro comunque che in tempi brevi sapremo l'esito finale di questa campagna elettorale. Benissimo, grazie. Sì, no, un commento solo su questa bassa affluenza, Carlotto. La bassa affluenza deriva da due aspetti fondamentali. Io ho sopravvitato un 50% alla responsabilità della politica e partiti che si sono allontanati dalle persone, e un altro 50% viene ovviamente riscontrato dalla situazione economica delle famiglie, che oggi non hanno più tempo di interessarsi alla politica quanto alle rate di mutui, alla paga dei fine mese. Quindi questi sono i problemi che interessano assolutamente in primis le famiglie. Ecco, la bassa, cioè il poco interesse da parte dei cittadini, o comunque il fatto che stia calando, è un fil rouge tra quello che stanno dichiarando tutti i nostri candidati, ma non solo, a Mira poi in particolare, visto che l'affluenza è stata di 9 punti inferiore rispetto a quella di 5 anni fa. Se non ci sono domande qui da Mira, intanto restituisco la linea allo studio. Grazie, grazie a Ilaria Marchiori. Siamo quasi alla fine di questa prima fascia della nostra maratona. Una cosa importante, Mira è la Stalingrado del Veneto, cioè il fatto che in questo momento non si sappia ancora chi farà il sindaco, e che Marco Dori, che è il sindaco uscente, che è appoggiato da tutta la sinistra unita, compreso il Movimento 5 Stelle, non abbia vinto il primo turno, o in questo momento non sia certa la sua vittoria al primo turno, è qualcosa che dal punto di vista politico per la provincia di Venezia è assolutamente incredibile. Teniamo conto che poi Mira è un comune che ha 37.000 abitanti, per cui ha le dimensioni non tanto inferiori rispetto a quelle di un comune capoluogo come quello di Belluno. Per cui è un risultato questo di Mira da tenere davvero sotto. Mira, tra l'altro, dove ci fu la prima vittoria dei 5 Stelle. Che oggi i 5 Stelle a Mira sono insieme al Partito Democratico a sostenere Dori. Allora, prima di chiudere, diciamo, questa prima fase della nostra maratona elettorale, perché poi alle 6:30 ci saranno i nostri telegiornali, quindi il telegiornale del Veneto, di Venezia e di Treviso, poi alla fine del telegiornale di Treviso, subito dopo riprenderemo la linea con la maratona elettorale, che andrà avanti fino alle 11 e oltre per dare risultati definitivi, insomma gli ultimi aggiornamenti. Volevo intanto chiedere alla regia, ringrazio Fabrizio Bazzoni, se possiamo già cominciare a collegarci con Verona, perché se riusciamo a vedere l'arrivo e riuscire a intercettare l'arrivo di Damiano Tommasi nella sede elettorale di Tommasi
sarebbe l'ideale. Sappiamo che dovrebbe arrivare fra pochissimo, quindi se noi già ci colleghiamo e stiamo lì in attesa prima della pausa, diciamo, dei telegiornali, così siamo sul pezzo. Allora, in attesa di collegarci con Verona, Darè e Speranzon, partiamo da Darè. Cosa vi segnate sul vostro taccuino politico? Chiaramente molti risultati sono ancora in ballo, sono ancora da verificare, però molti altri sono, come dire, si può già commentare. Cosa si può segnare da domani in poi? Da domani in poi chiaramente il centrodestra dovrà andare a Verona e andare a Tosi e trovare, come ho detto prima, trovare una quadra, una soluzione, perché le percentuali di Tosi sono necessarie per poter vincere a Verona, perché mi pare sia attorno al 23%, quindi il 23% non lo butta via nessuno, anzi è un qualcosa che è molto consistente. Ripeto, è emersa la difficoltà di Sboarina, perché i numeri sono impietosi, però a un certo punto questo non vuol dire che la partita è persa, anzi si deve giocare la partita. Si è fatto il primo tempo, adesso dobbiamo fare il secondo tempo, e abbiamo la possibilità come centrodestra di non lasciare la città di Verona in mano al centrosinistra. È chiaro che bisognerà trovare una soluzione con Flavio Tosi, bisognerà andare in pellegrinaggio da Flavio e chiedere a Flavio Tosi trovare le soluzioni con le sue liste civiche o con tutte quelle che lo hanno appoggiato e lo hanno portato a quel risultato, che ha portato a quei numeri percentuali che sono necessari per il centrodestra per poter andare a un ballottaggio con la serenità e poter vincere. Speranzon, cosa si segna nel suo taccuino politico? Ma guardi, allora, innanzitutto segno una grande avanzata da parte di Fratelli Italia in tutti i comuni dove abbiamo presentato le nostre liste. Noi 5 anni fa in molti comuni non eravamo nemmeno riusciti a presentare la lista, e nei comuni sto parlando al di sopra dei 15.000 abitanti. Oggi l'abbiamo presentata in tutti i comuni e in molti casi abbiamo decuplicato i voti che avevamo ricevuto. Io ho dei dati che mi stanno arrivando rispetto a alcuni comuni importanti, vorrei citare Jesolo, ad esempio, dove c'è che vede Christopher De Zotti, che è un esponente sostenuto da Fratelli d'Italia, che è in questo momento in vantaggio al ballottaggio e che probabilmente poteva essere rappresentare in quel contesto il candidato sindaco migliore da parte della coalizione di centrodestra. Adesso vedremo un po' cosa succederà nei vari comuni. Siamo molto contenti di quello che succede a Belluno, sia per l'uomo e soprattutto per i bellunesi, perché riteniamo davvero che Oscar De Pellegrin possa rappresentare un ottimo sindaco e garantire una buona amministrazione e gli interessi di quella città. Per quanto riguarda Verona, mi associo a quanto ha detto l'onorevole Darè. Sono convinto che nelle prossime ore si troverà per forza una via d'uscita rispetto a queste difficoltà di dialogo che ci sono avute tra alcune forze del centrodestra che hanno visto l'impossibilità di correre tutti insieme al primo turno. Credo che al secondo turno, ripeto, rispettando anche quelli che sono i valori che accomunano la stragrande maggioranza degli elettori sia di Sboarina che di Tosi, poi si trovi una quadra che possa consentire a Verona di garantirsi altri 5 anni di buon governo col centrodestra. Cosa c'è da migliorare invece secondo voi da domani, Darè? Ogni comune, ogni elezione ha, diciamo, ha una storia a sé, anche perché non è schematica, cioè ci sono le liste civiche, ci sono anche, bisogna fare anche il conto con gli avversari che tu hai, perché come la partita a calcio puoi giocare bene, sì, ma se di fronte hai una squadra di Champions League diventa difficile per tutti, poi quindi tu giochi la partita secondo quelle che sono le forze in campo. Le forze in campo in questo momento ci dicono che a Verona nulla è perduto. È chiaro che a Belluno abbiamo la possibilità forse di vincere il primo turno. Padova, purtroppo la partita era persa e i sondaggi sia fatti da noi sia fatti dal centro-sinistra
davano chiaramente un vantaggio, diciamo, consistente a Giordani, il che è avvenuto. Su molti comuni abbiamo visto però un equilibrio abbastanza stretto tra quelli che io posso dire che nel Veneto la valutazione sicuramente è positiva per quanto riguarda il centrodestra, al di là di quelle che possono essere le singole punte e quant'altro. È chiaro che la partita politica si gioca su Verona perché è la città, ripeto, più importante, economicamente più importante in Veneto e dal punto di vista turistico sappiamo benissimo che, come ho detto prima, è la quarta città turistica d'Italia, quindi qua si gioca la vera partita. È chiaro che bisogna trovare la fratellanza tra quelle che sono le forze del centrodestra in campo a Verona. Verona è sempre stata del centrodestra, bisogna trovare una soluzione tra chi in questo momento sta da una parte e chi è corso dall'altra. Chiarissimo Gian Antonio Dalè, come sempre. Allora, siamo davvero in chiusura di questa primissima fase della nostra maratona letterale. Allora, ringrazio l'onorevole Gian Antonio Dalè, ringrazio anche Raffaele Speranzon per essere stati con noi, ringrazio anche, e lo saluto di nuovo, Giacomo Possamai, che ci aveva lasciato mezz'ora fa, del Partito Democratico. Adesso c'è un po' di pubblicità e dopodiché vedremo i nostri telegiornali a partire dal telegiornale del Veneto, quindi state collegati perché ci collegheremo proprio subito con Verona e con Damiano Tommasi, che sta arrivando per l'inizio del telegiornale del Veneto. Ci rivediamo dopo il telegiornale di Treviso alle 20 circa più o meno e riprendiamo la maratona elettorale. Saranno con noi Mario Conte, Giovanni Zorzi del Partito Democratico, Fabio Chies di Forza Italia e il senatore Luca De Carlo per Fratelli d'Italia. Quindi dopo le 20, pubblicità e poi i nostri telegiornali con tutti gli aggiornamenti.